sul gioco ideale, non soltanto Carroll. Carroll inventa giochi o trasforma le regole di giochi noti, tennis, croquet, ma invoca una sorta di gioco ideale di cui è difficile a prima vista trovare il senso e la funzione. Così in Alice, la corsa del caucus, in cui si parte quando si vuole e ci si ferma a proprio piacere, e la partita di croquet, in cui le palline sono dei ricci, le mazze dei fenicotteri, gli archetti dei soldati che non cessano di spostarsi da un punto all'altro della partita. Tali giochi hanno questo in comune: sono molto mobili, sembrano non avere nessuna regola precisa e non comportano né vincitori né vinti. Noi non conosciamo giochi come questi, che sembrano contraddirsi da sé. I giochi da noi conosciuti rispondono a un certo numero di principi, che possono costituire l'oggetto di una teoria. Tale teoria riguarda tanto i giochi di destrezza quanto quelli d'azzardo. Differisce soltanto la natura delle regole. Occorre, ad ogni modo, che un insieme di regole preesista all'esercizio del gioco e, se si gioca, assuma un valore categorico. Tali regole determinano ipotesi che dividono il caso, ipotesi di perdita o di vincita, ciò che accade se. Queste ipotesi organizzano l'esercizio del gioco in una pluralità di colpi, realmente numericamente distinti, ognuno dei quali opera una distribuzione fissa, che cade sotto questo o quel caso, anche quando si gioca in un colpo solo. Tale colpo non vale che per la distribuzione fissa che esso opera o per la sua particolarità numerica. Le conseguenze dei colpi si dispongono nell'alternativa vittoria o sconfitta. I caratteri dei giochi normali sono dunque le regole categoriche preesistenti, le ipotesi distributive, le distribuzioni fisse e numericamente distinte, i risultati conseguenti. Tali giochi sono parziali a doppio titolo, perché occupano soltanto una parte dell'attività degli uomini e perché, anche se si spingono all'assoluto, implicano il caso soltanto in certi punti e lasciano il resto allo sviluppo meccanico delle conseguenze o della destrezza come arte della casualità. Ne deriva dunque necessariamente che, poiché sono in sé misti, rinviano a un altro tipo di attività, il lavoro o la morale, di cui sono la caricatura o la controparte, ma di cui pure integrano gli elementi in un nuovo ordine. Che sia l'uomo che scommette di Pascal o il dio che gioca agli scacchi di Leibniz, il gioco viene assunto esplicitamente come modello solo in quanto esso stesso possiede modelli impliciti, che non sono di giochi, modello morale del bene o del male o del meglio, modello economico delle cause, degli effetti, dei mezzi e dei fini. Non basta opporre un gioco maggiore a un gioco minore dell'uomo. Né un gioco divino a un gioco umano, occorre immaginare altri principi, anche inapplicabili in apparenza, in cui il gioco diventa puro. 1. Non vi sono regole preesistenti, ogni colpo inventa le sue regole, verte sulla propria regola. 2. Lungi dal dividere il caso in un numero di colpi realmente distinti, l'insieme dei colpi afferma interamente il caso e non cessa di ramificarlo in ogni colpo. 3. I colpi non sono dunque realmente numericamente distinti, sono invece qualitativamente distinti, ma tutti sono le forme qualitative di un solo e stesso lancio ontologicamente uno. Ogni colpo è da sé già una serie, ma in un tempo minore del minimo tempo continuo pensabile. A tale minimo seriale corrisponde una distribuzione di singolarità. Ogni colpo emette punti singolari, i punti sui dadi, ma l'insieme dei colpi è compreso nel punto aleatorio, unico lancio che non cessa di spostarsi attraverso tutte le serie, in un tempo maggiore del massimo tempo continuo pensabile. I colpi sono successivi gli uni rispetto agli altri, ma simultanei rispetto a questo punto che cambia sempre la regola, che coordina e ramifica le serie corrispondenti, infondendo il caso per tutta la lunghezza di ciascuna di esse. L'unico lancio è un caos, di cui ogni colpo è un frammento. Ogni colpo opera una distribuzione di singolarità, costellazione,
ma invece di dividere uno spazio chiuso tra i risultati fissi, in conformità delle ipotesi, sono i risultati mobili che si ripartiscono nello spazio aperto del lancio. Unico e indiviso, distribuzione nomade e non sedentaria, in cui ogni sistema di singolarità comunica e risuona con gli altri, che, a un tempo, è implicato dagli altri, che a sua volta esso implica nel lancio maggiore. È il gioco dei problemi e della domanda, e non più del categorico e dell'ipotetico. 4. Un tale gioco senza regole, senza vincitori né vinti, senza responsabilità, gioco dell'innocenza e corsa al caucus, in cui la destrezza e il caso non si distinguono più, sembra non avere realtà. Del resto non divertirebbe nessuno. Non è certamente il gioco dell'uomo di Pascal o del dio di Leibniz. Quale imbroglio nella scommessa moralizzatrice di Pascal, quale pessimo colpo nella combinazione economica di Leibniz. Senza dubbio, tutto ciò non è il mondo come opera d'arte. Il gioco ideale di cui parliamo non può essere realizzato da un uomo o da un dio, può essere soltanto pensato e inoltre pensato come non senso, ma appunto perciò esso è la realtà del pensiero stesso. È l'inconscio del pensiero puro. È ogni pensiero che forma una serie nel tempo minore del minimo di tempo continuo coscientemente pensabile. È ogni pensiero che emetta una distribuzione di singolarità. Sono tutti i pensieri che comunicano in un lungo pensiero, che fanno corrispondere al suo spostamento tutte le forme o figure della distribuzione. Nomade, infondendo ovunque il caso, ramificando ogni pensiero, riunendo in una volta l'ogni volta, per tutte le volte. Infatti, affermare interamente il caso, fare del caso un oggetto di affermazione, è possibile solo per il pensiero. Se si cerca di giocare a questo gioco, al di fuori del pensiero, nulla accade. E se si cerca di produrre un risultato altro dall'opera d'arte, nulla si produce. È dunque il gioco riservato al pensiero e all'arte, in cui vi sono soltanto vittorie per coloro che hanno saputo giocarlo, cioè affermare e ramificare il caso, invece di dividerlo per domarlo, per scommettere, per vincere. Tale gioco, che si trova soltanto nel pensiero e che non ha altro risultato che l'opera d'arte, è anche ciò per cui il pensiero e l'arte sono reali, sconvolgono la realtà, la moralità e l'economia del mondo. Sublime, no?